Allora, Daniele Campana, cosa ne pensi di Matteo Mondo? Io di Matteo Mondo non penso. Tu invece cosa ne pensi di Matteo Mondo? È che è una bravissima persona. Io invece ti consiglio di comprartelo. Perché costa poco! Buongiorno da Maracanà. Buongiorno cari telespettatori, siamo al gran completo stamattina per questa bella domenica di sole. Siamo a Piana Caruso, come potete vedere dal cartello alle mie spalle. Buongiorno anche a Romina. Buongiorno. Allora, qui non c'eri mai stata. Come ti abbiamo fatto fare un giro per questa bella zona di Corigliano? Come la trovi? È un posto bellissimo. È un posto bellissimo e siamo qui perché tra pochi secondi arriveremo al Mandrone, c'è la Sagra della Castagna, è previsto spettacolo, stand gastronomici, quindi sarà sicuramente una bella giornata, ci saranno le telecamere di Maracanà, questo l'avete capito, a tra poco. Cari amici, siamo arrivati al Mandrone, è una giornata veramente bellissima, siamo stati fortunati, siamo qui con chi ci ospita, con Carlo, gestore di questa bella struttura, il Mandrone. Allora, oggi Sagra della Castagna, c'è già, incomincia ad arrivare tanta gente, è una bella manifestazione. Andiamo a spiegare ai telespettatori di che cosa si tratta. Niente, si tratta più che di una manifestazione nel senso di una festa della castagna. Di far conoscere comunque alla gente che non è mai stata a Piano Caruso i nostri luoghi, il nostro posto e quindi fare questa festa in questo senso. E quindi ci sono degli espositori che espongono prodotti tipici, caldarroste, il vino, si offre del vino e caldarroste. Questa sicuramente è una giornata anche dal punto di vista climatico molto bella, è una sagra che è organizzata appunto per promuovere questa bella zona che comunque ha i picchi d'estate e nelle vacanze natalizie. Quest'estate com'è andata? Ma tutto sommato bene, anche se l'affluenza è stata meno dell'anno scorso, però comunque tutto sommato va bene così. È un luogo, come potete vedere, dove ci sono dei parchi giochi, c'è una bellissima aria, si mangia bene, noi lo sappiamo, quindi sicuramente per trascorrere una domenica è veramente l'ideale questa struttura. Sì, per uno che vuole mangiare bene, stare in tranquillità e godersi la montagna, penso che sia l'ideale, insomma. Ora noi andiamo a fare un giro proprio in questi stand per andare a scoprire, prima di assaggiare, i prodotti tipici di questa zona. Grazie. Siamo nell'area picnic, allora le castagne la fanno da padrone, siamo con Vincenzo Chiodo, buongiorno, oggi che giornata è? Buongiorno a tutti, oggi ripetiamo e comunque stiamo svolgendo la terza edizione della Sagra della Castagna qui a Piana Caruso e come ogni anno la stiamo facendo qui nella struttura del Mandrone, dove ci auguriamo che comunque possiamo dare un'ospitalità a tutte le persone del posto.
offrendo delle castagne nell'area picnic qui adibita al distante un po' all'area del Mandrone, e cercando di dare comunque ospitalità a tutte le persone negli spazi realizzati. Come possiamo vedere, abbiamo anche degli stand in cui ci sono dei prodotti gastronomici tipici. Sì, ringraziamo anche un po' gli stendisti e le persone che comunque hanno dei prodotti tipici, dove noi abbiamo invitato, e anche al mio amico Arnaldo dell'Accademia del Peperoncino oggi qui presente, e a tutti gli altri che comunque presentano i loro prodotti di qualità sul posto, dal miele un po' a tutte le cose che comunque abbinano alla Sacra della Castagna, ogni manifestazione tipica. Poi le strutture che comunque ricettive, a partire dalla loggia, dal ristorante qui da Carlo al Mandrone, un po' per la sinergia del bar Vino e Camino con l'ostello che comunque può ospitare delle persone, perché abbiamo un bed and breakfast, quindi ci auguriamo che tutto questo possa comunque nel tempo dare ancora di più una presenza anche comunque a persone che vengono da fuori al comune di Cordiano. Qui noi da qualche anno ormai che c'è questa struttura, è un po' una tua scommessa, perché questa zona che magari prima era affollatissima, soprattutto a luglio e ad agosto, è andata nel corso degli anni un po' scemando la presenza dei turisti, però vediamo in questi ultimi anni, anche agli sforzi di chi organizza queste manifestazioni, c'è un trend positivo per quanto riguarda le presenze. Guardi, la zona comunque è una zona conosciutissima, e penso che alla fine questo abbandono detto da te in questi temi, non so a che cosa comunque poi sia derivata nel tempo, quindi bisogna chiederla comunque a chi è di competenza in questo, però voglio dire, la gente che ha l'abitazione sul posto viene con piacere, sicuramente le nostre strutture sono a disposizione, ma se si realizzerebbero altre strutture di piccolo conto, anche perché comunque bisogna dire questo, noi definiamo la montagna di Piana Caruso come posto, diciamo, turistico di montagna, ma invece secondo me si dovrebbe determinare un posto di collina, e questo splendore vicino al mare, perché poi siamo a pochi minuti effettivamente da Schiavonea e a pochi minuti anche da Camigliatello, e anche questo, quindi come zona di montagna e turistica montagna si potrebbe definire comunque Camigliatello, dove ha delle altre cose. Io penso che con uno sforzo sinergetico, il mio a partire da prima è stata una scommessa un po' con me stesso, ma con piacere, quindi oggi sono contento, ma non solo per il mio risultato, ma anche quello degli altri che comunque collaborano a dare questa presenza. Il posto merita. Quest'anno abbiamo collegato il fatto della montagna con una struttura balneare, con tutte quelle comunque di Schiavonea, e si è capito che in 10 minuti si può realizzare sicuramente questo fatto splendido, unico, mare montagna. Grazie. Grazie a te, Matteo. Perché non supiste intendere lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque saluto a tutti gli spettatori di Maracanã, di Cassari, di Cogliari e compagnia bella. Ciao, stiamo buoni. Noi volevamo ringraziare Dora, perché nella scorsa puntata di Maracanã, per dirla come dicono a Brescia, ci ha fatto lo sciallo, nel senso che l'abbiamo aspettata e non è venuta, e dobbiamo dire che i risultati di ascolto sono stati molto maggiori grazie alla tua assenza. Cosa hai da dire al riguardo? Niente, sono stata assente per motivi di scuola, giustamente. E hai preferito la scuola a Salvatore Avella e all'ingegnere Miraglia? Sì. Gioventù bruciata. Ecco come si prendono le castagne. Amici, adesso veramente una pagina importante di Maracanã. Siccome abbiamo queste due grandissime collaboratrici, grazie Romina per l'introduzione, grazie a te invece per le risate che ci hai fatto fare, perché lei ha preso la castagna con il riccio con le mani
L'abbiamo sentita gridare ah! Ora, anche per non fare brutta figura con gli altri, ci siamo un po' nascosti. E invece lasciamo il microfono al vero esperto della raccolta delle castagne per la spiegazione. Effettivamente, ecco un esperimento veramente molto importante: come si raccolgono le castagne. Dora, guarda per favore. Si usano i piedi, con le scarpe naturalmente, non senza le scarpe. Si prende il riccio, si strofina e poi si prende. Ecco. Ma io non lo sapevo. Adesso lo sai, ma sbagliando si impara. Grazie. Prego. Con questa pagina di alta educazione tecnica culinaria andiamo a proseguire questo giro intorno a questa bella struttura. Dopo aver spiegato alla nostra collaboratrice Dora come fare per raccogliere le castagne perché si è punta, peccati di gioventù, siamo di nuovo con Carlo e siamo all'interno di questa zona, come vedete, veramente molto bella, molto invitante. C'è un sacco di gente fuori, però qua incominciamo ad arrivare all'ora di pranzo. L'ora di pranzo, sì, quindi mi sembrava d'obbligo oggi fare un menù a base di castagne, dall'antipasto con frittelline di castagne, formaggi tipici. E poi c'è un primo a base di castagne, pure con farina, con la farina di castagne, appunto, e un secondo con in salsa di castagne, con dolci tipici naturalmente, tutto in castagne. Per quanto riguarda la domenica, effettivamente abbiamo trovato un sacco di traffico, quindi questa zona che magari molte volte è protagonista di gridi di dolore, perché si parla in tante occasioni di Piana di Caruso come una zona un po' abbandonata, però invece esistono questi bei posti, esistono queste belle strutture e abbiamo visto veramente tanta gente salire verso questo posto. Poi si ci mette anche il clima, visto che siamo in maglietta. È veramente un bel periodo questo. Sì, infatti l'anno scorso abbiamo fatto nel periodo di novembre e quindi faceva molto freddo, in questo senso ce l'abbiamo anticipata, giusto perché ancora comunque ci sono le castagne, se ne raccolgono, se ne trovano, è proprio per una questione proprio climatica, perché ancora ottobre il tempo mantiene, quindi oggi la giornata pure è bellissima in questo senso. Noi, prima di continuare questo giro, andando un po' a curiosare tra gli stand e andando un po' ad ascoltare anche la musica, visto che c'è anche l'animazione per questa giornata della Sagra della Castagna qui a Piana Caruso al Mandrone, una curiosità però, visto che siamo amici ormai da un po' di tempo e sappiamo che ogni tanto, nonostante gli impegni di lavoro, segui Maracanà. Allora, sempre, sì, volentieri. Vogliamo chiederti, per anche un po' rasserenare gli animi, visto che dinanzi alle telecamere a volte magari qualcuno è un po' impacciato, è molto più sciolto quando ci deve consigliare qualche buon piatto, il personaggio più simpatico, perché poi tra poco, amici di Maracanà, ci sarà una sorpresa per voi. Il personaggio più simpatico, anche lui un cliente come te dall'inizio, poi siamo diventati amici, è il Pasquale, che dopo te lo presento e te lo faccio conoscere, un personaggio simpaticissimo. Per quanto riguarda invece quelli che di solito sono in onda a Maracanà? Quelli ormai, voglio dire, scusatemi da ridere, ma, cioè, ma comunque simpaticamente, voglio dire, sono simpaticissimi. E poi ultimamente c'è stata la sfida tra l'ingegnere Miraglia, Salvatore Avella, tuo caro amico, e Mastro Salandrino. Un giudizio su tutte e tre, magari, per chi avresti votato? Ma per Salvatore, perché come dicevi tu siamo amici da tempo, quindi, ma per simpatia Salandrino. Con un 1-0 per Salandrino andiamo a curiosare e tra poco incontreremo questo caro amico di Carlo, quindi a tra poco anche con Pasquale. You broke all.
siamo qui, sembra quasi estate, ci stiamo abbronzando, allora andiamo a fare una bella passeggiata in questa zona. Intanto continua la sagra, quindi ci sono, ormai è quasi ora di pranzo, e effettivamente forse questa passeggiata poi ci farà bene per avere un po' di appetito in più. Comunque, loro ridono, poi dopo ci saranno le telecamere che seguiranno anche il pranzo, quindi forse ci sarà poco da ridere. Adesso continuiamo in questa bella passeggiata e vediamo effettivamente uno scenario molto particolare. In questa zona ci saranno poi, si faranno delle escursioni d'estate, ci sono tanti gruppi organizzati che partecipano appunto a queste escursioni un po' per tutto il territorio. È veramente un posto molto bello. Allora, abbiamo già detto che è bello questo posto, ma tu hai assaggiato anche le castagne, come erano? Sono buonissime. Quante ne hai mangiate? Due, solo due. Ti fa ancora male il dito per... passato. Hai imparato adesso come prendere? Sì, grazie a Giuseppe. Grazie a Giuseppe, noi continuiamo a fare questa bella passeggiata. Potete vedere Vino e Camino, questo wine bar, un'atmosfera molto particolare, molto intima, c'è un bel camino come avete potuto vedere dalle immagini, è un'atmosfera veramente molto bella. Tra gli organizzatori di tutta questa splendida giornata anche bisogna ringraziare il proprietario della loggia, Vincenzo Bruno, che sarebbe uno dei ristoratori di questa zona. Qui ci sono più ristoranti e tutti quanti promuovono questo territorio con queste belle giornate, quindi veramente un plauso a tutti gli organizzatori di questa bella manifestazione. Allora, qui noi dobbiamo fare innanzitutto i ringraziamenti a Carlo per l'ospitalità l'ennesima volta, poi dobbiamo fare delle presentazioni. Ecco, signore e signori, l'uomo che molte persone pensavano era un disco, invece era lei che cantava. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questa è una cosa che mi fa veramente piacere, quanto una persona mi scambia per un disco, perché è la cosa più bella che si possa provare. Complimenti per la cravatta, visto che magari purtroppo molti telespettatori non sanno solo la sua voce magari. E hanno anche visto, hanno avuto l'onore di vedere anche la cravatta, perché zone, insomma, tutta la fascia la copro, quindi mi conoscono tutti quanti ormai. È una pubblicità... Il suo nome? Paul Chung, in arte. In arte. Per quanto riguarda, a questo punto, per quanto riguarda... Questo gradito ospite. Preferisco definirmi milite ignoto, ma non tanto, perché da un anno sono diventato il barbiere di Siviglia. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono. Figaro qua, Figaro là, sono il facatotum della città. La 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 la. Ora, scusate signori, io vi devo interrompere. Prego. Vi devo interrompere, perché allora lei usa come musa ispiratrice Carlo, il nostro sì, caro amico che ci ospita. Però adesso io le volevo chiedere una cosa. Lei effettivamente, ho avuto un modo di vedere, che è un oratore, è un oratore di un certo livello. Per quanto riguarda l'attuale momento dell'umanità in genere, di questo stavo parlando. Ora, ovviamente, qualunque argomento, cerco di vedere l'aspetto gioviale, anche se la situazione non lo è. Scusate. No, andiamo avanti. I miei simili. Come disse Goethe, l'uomo intelligente trova umoristico quasi tutto. A dire il vero, qui, a Piana di Caruso, di motivi tristi, fino adesso non ne ho trovato. Rimango lo stesso gioviale. Però, diciamo... La devo interrompere. Prego. Mi scusi, ma io purtroppo geneticamente ho questo difetto. L'uomo è ciò che mangia. Questo l'aveva detto Feuerbach, se ben ricordo. Feuerbach. Ma quello era un materialista. Io preferisco essere un dannunziano. Io sapevo che a questo punto su Feuerbach ci sarebbe stato uno scontro. L'avevo immaginato. Comunque... Andiamo ad un livello, io vorrei poter approfittare per ore della sua loquacità, della sua eloquenza, però... Non c'è problema, lei mi invita a nozze. Però, la interrompo. A questo punto, su Feuerbach e sul materialismo non ci siamo. No. Dal punto di vista d'annunziano già possiamo avere qualche punto d'incontro, però lei mi deve dire una cosa. La sua canzone preferita. Beh, la canzone...
preferita. Adesso mi prendo un po' in contropiede. Io sono fatto così. Ma la poesia? La poesia, tante, tante. La poesia è la vita stessa, dove ci sono dei poeti che ti ispirano, ci sono dei poeti che ti completano, ci sono però degli scrittorasti che rifiuti. Ora, lei ha citato, diciamo, a proposito... La interrompo. Se mi interrompo... Vabbè, no, la faccio continuare. Lei ha citato a proposito, ma anche a sproposito, il materialista Feuerbach. Orbene, ci troviamo qui dentro, che è un ristorante. Ora, chiaramente, mangiando bene, avrebbe un po' di ragione Feuerbach. È chiaro. Ora, il qui presente signore, un anno fa, era per me il gestore e io ero un cliente. Attualmente abbiamo superato questa visione. È un amico, è ad alto livello. Ora, c'è da dire questo. No, stavolta no, perché sennò se questa era la premessa, noi purtroppo abbiamo dei tempi tecnici, mi deve perdonare, però mi scusi. Secondo me, lei, no, non tagliamo niente, noi siamo per la libertà di stampa, non dobbiamo essere al 40° posto nel mondo, noi stiamo scendendo. Allora, una domanda però deve essere, non dico telegrafico, ma quasi, se ci riesce, perché anche la capacità di sintesi è una cosa importante. Naturalmente. Credo, dallo sguardo, che lei sia un curioso che ha viaggiato tanto. Bravissimo! Allora, dato che lei è un mio simile, e questo lo dice Spengler, dove c'è lo spirito incontra lo spirito, assodato questo particolare, bisogna però concludere che non si finisce mai di imparare. La domanda non me l'ha fatta fare. Una domanda le volevo fare. Prego. La città in cui si sente un uomo libero. Diciamo, dappertutto e in nessun posto, io sono un bohemien, però per il fatto stesso che ritorno spesso e volentieri qui, ci sarà pure un'affinità elettiva, intellettiva, intellettuale, penso proprio di sì, perché signori, osservate bene, questo locale ha una cura maniacale del particolare, è costruita secondo criteri antichi, dove la similitudine, l'analogia col vero si confonde con una ricostruzione moderna. Non soltanto... Questa è una promozione del territorio che la Regione Calabria dovrebbe veramente stipendiarla. Io adesso faccio il processo induttivo, caro mio interlocutore, quello deduttivo e commerciale lo lascio a lei. Non si altri. Ora, non soltanto questo edificio, anche i caseggiati, sempre in costruzione, che lei può vedere fuori, ha un'idea superficiale, danno l'idea dell'agriturismo, niente di più sbagliato. Questo è un villaggio turistico dove la gente viene anche per mangiare, anche per bere, ma non solamente per questo. Io vengo per ritemprare lo spirito. Ma lei già gliel'ho detto, lei è retorico, lei è un mio simile. Adesso sto parlando in generale. E adesso hanno suonato, la pasta è pronta. Dobbiamo fare un'ultima cosa, le voglio giusto io, a me piace stuzzicarla. Baudelaire. Mi dispiace, non lo conosco. Spero di conoscerlo in seguito. Non ho lo scibile umano in testa. Quando basta? Perché? Perché le ho fatto questa domanda? Perché una delle frasi che preferisco è: uomo libero, tu sceglierai sempre il mare. Allora, se lei mi permette, ci mancherebbe. Quello elettivo per me è D'Annunzio. Innanzitutto era interclassista. Orbene, lui prendeva una umanità settorializzati in ogni strato sociale, che erano accomunati da intenti spirituali, nobili e ideali. Ora, quello che io le volevo dire... Ma lei ha mai fatto politica? Bah,
Se. In che partito si riconosce? Nel mio, oramai sono oltre la politica. Questo è bello, oltre la politica, anche se non ci vuole molto ad essere oltre la politica di questi tempi. Naturalmente no. Ora, quello che io le volevo dire, qui si viene... No, ha mai avuto la tessera di un partito, mi deve rispondere. Mai, mai. Uomo, personaggio politico preferito. Ma a sto punto, se rifiuto la politica, rifiuterò anche i politici. In adolescenza? Magari. In epoche lontane, gente che non è più tra i viventi. Ma adesso non voglio entrare nel merito. Potrei anche essere accusato di apologia di qualcosa. È vero. Allora io... Per il momento la ringrazio. Noi continuiamo il nostro giro, continuiamo la nostra passeggiata in questa bella struttura e in questa bella giornata e speriamo poi di ritrovarla per i saluti finali, magari anche per farle dare un giudizio molto materialistico dal punto di vista, diciamo, proprio culinario. No, per concludere. No, no, sono già all'epilogo. Tutto quello di prima è prologo, è egregio interlocutore. Mi permetta anche di chiudere? Prego. Un attimo di pazienza. Siete egregi, fuori dal gregge, dice il latino. Ora, come le stavo dicendo, qui, nel dare avere, anche chi è intelligente da sapere contare appena appena, fino a tre, capisce che il rapporto qualità, servizio, prezzo è ottimale. Con questo è uno spot bello e buono. Noi qua, no, la devo interrompere perché l'authority, ci blocca l'authority. E poi taglia magari. Vabbè, taglia. Questo non lo deve togliere. Allora, no, non mi interrompa adesso. Tanto ci mancherà. Quello che io le stavo appunto dicendo, qui si viene anche per mangiare. Ma fondamentalmente per ritemprare il fisico, già siamo oltre il materialismo, ma specialmente lo spirito. Adesso le svelo un segreto. In quanti secondi? In niente, che lei già conosce perché sta in se stessa, ma i bifolche o gli umanoidi o i tamarri non possono conoscere. In montagna il bifolco non viene perché si sente come un pesce fuor d'acqua. Ogni tanto arrivano le staffette degli umanoidi. A Ferragosto. Raramente si vede un folco o bifolk. Da noi il folklore spesso si trasforma in bifolklore. O un tamarro, o un umanoide. Comunque un sottouomo con macchina ad altissimo volume che cerca di attrarre l'attenzione, fa rumore, porta polvere, però l'umanoide non viene scacciato, si autoghettizza perché vede
case secondo stile antico, persone destinte che non lo degnano di uno sguardo, un ambiente pulito e sereno. Orbene, lui si sente come un pesce fuor d'acqua, sarebbe meglio dire come un pesce fuor di fogna. Ora, lei però va pesante. No, questo ci deve mettere. Siamo mentre che sì. Orbene, purtroppo vediamo la società degradata. No, ma è una giornata di festa. No, stiamo facendo un'analisi logica del. Dopo lo fa lei. Ora, come le stavo dicendo, questa intolleranza verso i bifolchi è perché vediamo tutto degradato, ma come un moderno medioevo. Qui si vengono a creare delle sinergie culturali. Qui io trovo in mezzo alla gente che mi cerca e che io cerco persone del mio stesso livello intellettivo o intellettuale. Tra me e loro ci possono essere differenze di quantità, ma non di qualità. Lei, caro dottore, in questo mi comprende in pieno. Grazie. Ora, per il fatto stesso, non ha mantenuto però i tempi. Si viene anche per mangiare, pur mangiando benissimo, in un ottimo rapporto prezzo-qualità. Provare per credere, ma del resto. Io a questo punto le lancio una sfida. Io a questo punto le lancio una sfida. Lei è invitato ufficialmente negli studi di Maracanã per uno scontro al vertice con l'ingegnere Giuseppe Miraglia, nativo di Acri. Questo è uno scontro perché amate la filosofia, amate il bello, amate il gusto, amate la quiete, amate i posti di un certo livello. Io voglio questo scontro. Lei adesso mi deve consentire, anche per tempi proprio tecnici, non me ne voglia. Deve solo dire accetto o non accetto. Ora, egregio signore, si è attaccato a una ruota a parlare, però. Compatibilmente con i miei impegni, un invito da un mio simile è accettato, però. No, senza però la mano. No, voglio dire, ci potrebbero essere degli impedimenti tecnici che li supereremo. Non dico che me li impediscono, che me lo fanno rinviare, perché purtroppo vivo una realtà non proprio piatta e lineare. Bontà vostra. Ora, qui vengo e rivengo con piacere, si sono create le sinergie culturali. Lei non la conoscevo, da questo momento Spengler, o il prenazista Spengler, diciamolo pure. Diciamo. C'è lo spirito incontra lo spirito. Perfetto. Ecco qua la mano. Ecco qua, grazie. Qui è un piacere. Ecco qua. Grazie. Qui si viene anche per mangiare, ma specialmente per rintrembrare lo spirito. D'Annunzio Docet, dove c'è distinzione. Dove c'è distinzione c'è tutto, c'è classe e c'è addirittura bellezza fisica. Una donna bella, ma sotto il vestito niente, è come là senza Maometto. Grazie. Maracanã. Ed ora, cari amici, siamo a fianco di Francesco De Vincenti, che è molto contento per la vittoria nel derby con l'Inter, tra Inter e Milan. Noi stiamo andando a mangiare, finalmente. Un commento su questa partita lo vogliamo dare? Siamo stati semplicemente grandi, siamo. Quest'anno non ce n'è per nessuno, è inutile che ci giri intorno. I giornalisti, come sempre, tifano sempre contro, scrivono sempre male, ma quest'anno distruggiamo tutto. Per quanto riguarda la polemica con Mastro Salandrino, avete visto il servizio riguardante mio cugino, io con la Juve non ho niente a che spartire, quindi buon appetito, a tra poco.
Sì, mare forza 9, allora va con Maracaibo, forte la, sua la sua canzone preferita. La mia preferita proprio è Maracaibo. Abbiamo visto anche un cantante anche di rilievo prima all'opera. Alla grande. Ma qua sono tutti bravi veramente. Con un maestro anche, come lei. Anche voi siete bravi. Grazie. Innanzitutto voglio salutare il cameraman che è veramente formidabile. Poi gli amici che ci seguono da casa, vi raccomando, seguite sempre Telecassano perché è la number one per quanto riguarda sulla nostra provincia e oltre. Perché grazie. Metteremo quanto prima anche in digitale, eh? Ce ne andiamo anche là. Sì, thank you. Noi parliamo anche tre lingue. Thank you, kufu, bukwa. Au revoir. Ti saluto, ha detto Kilufidasin, ha detto tutto adesso. E vi raccomando, saluto a tutti quanti, saluto mio figlio. Ciao amore. E a mia moglie, che sennò che la sarraggia dice ammazza che fa. Ciao. Vi raccomando, ragazzi, sembra in gamba. Ciao. Lupe, lupe, incorreggibile, lupe, lupe, inafferrabile, lupe, lupe, inafferrabile, sei lupe, lupe. Gentili amici, siamo arrivati al termine di questa bella giornata. Dei ringraziamenti particolari da fare da parte di Dora. Ringraziamo il nostro parrucchiere, oppure i nostri parrucchieri. A Francesco, Rita e Angela, un bacio. Grazie, è stata veramente una bella giornata, ci siamo divertiti molto. Ringraziamo per l'ospitalità il Mandrone, Vincenzo Bruno della Loggia. E grazie a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.